E buon pomeriggio e ben ritrovati in diretta sulle Fonti TV. Prosegue l'HR TV Week, ovviamente le nostre tavole rotonde tematiche. Questa è l'ultima per questa settimana, intitolata naturalmente Talent Attraction and Retention, il ruolo strategico della formazione digitale nel People Management. Ovviamente ricordo di nuovo dedicata allo spazio del HR, le Fonti HR TV Week. Nuovi spazi di lavoro in azienda stanno trasformando il nostro modo di lavorare e vivere la relazione con i colleghi e con il lavoro stesso, delineando traiettorie personali e professionali del tutto inedite. E dunque in questo ecosistema ibrido sta mutando in maniera irreversibile anche l'idea stessa di crescita e sviluppo. Ovviamente le risorse umane sono chiamate a svolgere un compito molto importante, gestire le proprie persone a partire da presupposti in rapida evoluzione, cercando ovviamente una risposta efficace ad una serie di interrogativi fondamentali per la crescita aziendale. E non soltanto, nel corso di questa tavola rotonda parleremo con i nostri ospiti del ruolo della formazione digitale come elemento nativo di questo ecosistema che contiene in sé tutti gli utili per elementi utili per potenziare la talent attraction e retention appunto dei talenti. Comprenderemo inoltre l'uso delle tecnologie per la formazione e appunto come permettere alle risorse umane di evolversi sempre di più. Intanto do subitissimo benvenuti ai nostri ospiti Claudio Cattaneo, Learning Advisor Speaks. Buon pomeriggio e ben ritrovato, Claudio. Buon pomeriggio Caterina e anche a te Alexandra. Sì, buon pomeriggio anche a Caterina Limido, Consulting Head of Operational Excellence, Employee and HR Transformation Practice, NTT Data Italia. Buon pomeriggio anche a lei. Buon pomeriggio. Dunque, Caterina, vorrei partire proprio con lei. Quali sono i principali fenomeni, in questo caso evolutivi, che state osservando nel mercato del lavoro italiano degli ultimi mesi e che prospettive future intravedete? Negli ultimi mesi stiamo osservando appunto il mercato, sia il nostro interno che il mercato dei nostri clienti, e vediamo che chiaramente ci sono dei profondi cambiamenti sul mercato del lavoro, anche ormai all'attenzione del pubblico, no? Ad un pubblico molto più ampio. Prima è chiaramente il nuovo modello di lavoro. Si è iniziato con la pandemia a parlare di smart working, ora ormai si sta parlando di hybrid working, quindi la possibilità per la maggior parte dei dipendenti di svolgere una quota parte delle proprie attività lavorative da remoto, no? E tra le attività, chiamiamole lavorative, quindi hybrid working, c'è anche il concetto della formazione, no? Quindi anche la formazione, che farà parte, è una quota parte di quelle che possono essere considerate le attività lavorative, sarà svolta da remoto, quindi possiamo anche chiamarla hybrid learning. Quindi le aziende più grosse, vedi NTT Data o alcune altre nostre aziende clienti di grosse dimensioni, si erano quasi da subito, no? Attrezzate a spostare la formazione sul remota, remotizzate, quindi con i concetti di digitalizzazione e di learning. Altre aziende, magari di media dimensione o comunque con un background più tradizionale, non l'hanno fatto 2 anni fa con l'inizio della pandemia, lo stanno facendo sempre più negli ultimi mesi, cercando quindi di avere un approccio più soft e di offrire quindi una parziale offerta formativa anche da remoto. Il secondo cambiamento, un po' correlato al primo, quindi a questo hybrid working, è il concetto che la maggior parte delle grosse aziende, laddove era possibile per il modello di processi di business, hanno cercato di digitalizzare i propri processi e i loro servizi. Questa accelerata nella digitalizzazione ha necessariamente poi portato i dipendenti di queste aziende a doversi riskillare, quindi nuove competenze si sono rese necessarie sia tecnologiche e digitali, ma anche un po' più soft, no? Quindi comunicazione, project management, digital thinking, pensiero agile, quindi nuovi skill che vengono richieste alle aziende. E infine il fenomeno un pochino più recente, quello della Great Resignation, quindi il fatto che noi come area di consulenza, ma anche tanti nostri clienti, stanno assistendo a un fenomeno di uscita di un sempre maggior numero di talenti da parte delle aziende. Iniziato dai paesi anglosassoni, arrivati in Italia, noi lo stiamo avvertendo, diciamo, con l'estate,
E questo chiaramente porta la leadership delle varie aziende, ma anche all'amministratore delegato delle principali aziende, a porre sempre più attenzione all'attraction e alla retention dei talenti, che poi vedremo ha un ruolo, per la quale vedremo la formazione ha un ruolo secondo noi molto importante. Questo è il nostro. Ecco, vengo da lei Claudio Cattano e le faccio naturalmente la stessa domanda, ovvero quali sono i principali fenomeni evolutivi che state osservando nel mercato del lavoro italiano in particolar modo degli ultimi mesi e soprattutto quali sono le prospettive future secondo voi? Sì, non posso altro che confermare quanto ha anticipato Caterina. Vediamo sicuramente una maggiore spinta verso il lavoro che chiameremo agile, da remoto, smart, ibrido, comunque c'è una diciamo diffusione dell'attività lavorativa sia nel tempo che nello spazio, c'è una distribuzione diversa, quindi non c'è più una contemporaneità e una cospazialità, chiamiamolo così, dei lavoratori. E quindi questo dal punto di vista di Speex, che è una piattaforma di formazione digitale, ovviamente impatta su quello che sono anche gli utilizzi. Faccio un esempio molto pratico, l'utilizzo per esempio da mobile delle nostre applicazioni ha avuto un sensibile aumento negli ultimi 2 anni, così come l'estensione di utilizzo di accesso alle nostre piattaforme da una più classica, di un'estensione del tempo di orario in cui le persone accedono, i nostri utenti accedono alle nostre piattaforme, che sono attive sempre 24 ore su 24, dal lunedì alla domenica, anche prima lo erano, ma adesso abbiamo visto che la fascia di accesso è più estesa, vuol dire che le persone accedono in momenti diversi perché lavorano anche in maniera diversa, quindi hanno una distribuzione oraria differente. Sul tema della Great Resignation faccio solo un piccolo appunto che non ha ovviamente valenza statistica perché noi non siamo l'Istat, non siamo il Ministero del Lavoro, però abbiamo visto di recente come ci sia un tema di ricollocazione delle persone, di nuovi ingressi, di internazionalizzazione e che spinge ovviamente le aziende a chiedere anche maggiore flessibilità. Faccio un esempio banale in termini di assegnazione delle licenze di apprendimento. Quindi molto più spesso capita che le persone ci dicano guarda, la persona si è dimessa, si è spostata, ha cambiato ruolo. Quindi su questi due fenomeni noi diamo questo tipo di riscontro, ecco, che ripeto, può avere una valenza statistica più o meno rilevante, però è qualcosa che sperimentiamo. E questo punto era molto interessante, fra le altre cose la cosiddetta Great Resignation è un problema in particolar modo marcato negli Stati Uniti più che forse, dico, in Europa. Se avremo tempo sicuramente ritorneremo su questo punto che è estremamente interessante. Intanto Claudio, proseguo con lei questa volta e poi naturalmente torno subitissimo da Caterina. All'interno appunto di questo scenario che abbiamo delineato assieme, come potenziare le capacità per appunto poter trattenere e attrarre i talenti in azienda e soprattutto qual è il ruolo della formazione, perché a mio avviso è un punto piuttosto importante. Claudio. Sicuramente sì, la formazione gioca su più livelli, su più piani, se così vogliamo definirli. Questa maggiore mobilità delle persone, questa diciamo capacità delle aziende di coltivare i talenti o le persone con determinate competenze, attrarle verso di loro, o al contrario, cercare di rendere sempre più attrattivo anche per chi già lavora per quelle aziende il proprio lavoro, parte anche da un tema di comunicazione e di formazione. La formazione rientra in quel pacchetto, chiamiamolo così, più ampio di valori, di valore che le persone cercano quando vanno alla ricerca di un nuovo posto di lavoro. C'è ovviamente il tema dei benefit, del salario sicuramente, ma il tema di una crescita, della possibilità di continuare a coltivare le proprie competenze ha sicuramente un aspetto importante. Così come la formazione allo stesso tempo si rivolge al proprio interno. Se c'è mobilità, se c'è una trasformazione digitale, se ci sono nuove competenze richieste o nuovi ambiti, allora lo strumento della formazione è quello che mi permette di rispondere, magari in maniera tattica, chiamiamolo così,
o di pianificare in maniera strategica come voglio andare a far crescere le mie persone all'interno dell'azienda. Se ad esempio voglio trattenere qualcuno, trattenere una parola brutta, se voglio continuare a diciamo affascinare un mio lavoratore, un mio dipendente, potrò fare in modo che questa persona cambi magari lavoro ma non cambi azienda, e per fare questo ovviamente devo andare ad integrare delle competenze, delle risorse. Quindi sicuramente è un aspetto che gioca su entrambe le parti, su entrambi i lati, attraction e retention. Assolutamente sì, vanno forse insieme. E Caterina, ne faccio la stessa domanda. Allora, sono concorde appunto anch'io su quello che ha detto Claudio. Infatti quello che notiamo, ripeto, sia con un punto di vista NTT Data ma anche con alcuni nostri clienti, è proprio che i talenti sì, si aspettano dei benefit economici, perché non possiamo negare che comunque lo stipendio è importante, ma che sempre più ci stanno chiedendo politiche di gestione e promozione strutturata, percorsi di crescita e di carriera basati poi sulle competenze, no? Competenze che devono essere rivendibili il più possibile, chiamiamole up to date. Quindi in questo senso la formazione ha un ruolo, perché deve andare sostanzialmente ad indirizzare questo sviluppo di crescita e di carriera. E lo deve fare, secondo me, un po' trasformandosi, no? Quindi se da una parte deve continuare come formazione, come HR manager della formazione, a garantire corsi e percorsi, diciamo, istituzionali legati alla job role, per permettere quindi a ciascuno di saper svolgere nel modo migliore il proprio lavoro, deve comunque cominciare a pensare alla formazione con un pensiero un pochino più strategico e olistico, no? Secondo noi, quindi capire bene quali sono le aspettative dei talenti, analizzare quello che è il trend di mercato e degli skill che sono sempre up to date, che devono essere mantenuti e rafforzati, e la formazione quindi dovrebbe avere il ruolo di mettere a disposizione dei talenti corsi e percorsi formativi che permettano loro di acquisire nuove competenze e quindi di riqualificarsi in modo continuo, no? Ormai si sente sempre parlare di questa formazione continua, proprio perché il mercato, il mondo sta cambiando con enorme velocità, ci deve essere tantissima attenzione sostanzialmente da parte degli HR manager, del responsabile della formazione, a proporre skill e quindi corsi e competenze sempre up to date. Addirittura arrivando a dire che mettendo a disposizione ai singoli dipendenti dei corsi e dei percorsi che loro singoli dipendenti possono scegliere in modalità self-directed, no? Quindi che sia la singola persona, quindi il singolo talento che possa decidere anche dove indirizzare, al di là del determinato job role che deve svolgere, quindi la propria crescita e le proprie così competenze. E questo secondo me è un'enorme leva di talent attraction in questo momento. Ecco, torno ovviamente da Claudio giusto per capire l'importanza della formazione linguistica all'interno proprio dei programmi di talent management, e soprattutto come può facilitare i processi di upskilling e reskilling. Ovviamente per chi ci segue vuol dire esattamente il miglioramento delle competenze e soprattutto l'aumento delle competenze in questo senso. Sì, anche qui la formazione nella fattispecie linguistica ovviamente fa parte di un grande mondo di formazione, di diciamo ha a che fare con le competenze che una persona porta o che ricerca all'interno del proprio della propria azienda e del proprio ruolo. Quindi avere anche questa leva, questo strumento, permette di ragionare in termini di upskilling, cioè di aumento delle competenze, di diversificazione delle competenze, o reskilling, cioè prima sapevi fare una cosa, adesso serve farne un'altra, ti devo tra virgolette ricostruire un pochino le tue competenze, detto in maniera molto brutale, molto semplificativa. Beh, direi che la formazione e le competenze linguistiche giocano anche qui su più piani. Un primo piano è in ambito di retention o di talent development, il fatto che magari quella persona non ha le competenze sufficienti in generale per iniziare a lavorare in un ambito più internazionale. Quindi c'è una crescita di ruolo,
di responsabilità e mi serve avere questo tipo di competenza. Magari ho una competenza di base e la devo potenziare. Una, diciamo, un'evoluzione, un secondo livello di questo tipo di intervento potrebbe essere il fatto che le competenze che ho a livello linguistico sono magari sufficienti, sono molto buone, ma sono, diciamo, non abbastanza specialistiche per un ambito di lavoro che magari è, mi si prospetta. Ho l'esempio di un'azienda cliente che ci ha chiesto un programma specifico sui temi della sostenibilità, perché questa persona che devono andare a formare andrà a lavorare non più a livello locale, ma a livello su progetti internazionali. Quindi ha una competenza linguistica buona, magari anche molto buona, ma deve rafforzare quel determinato settore, quella determinata competenza. Quindi è anche qui un upskilling e un progetto molto mirato. E poi c'è un terzo livello che secondo me non viene fuori spesso, ma che secondo me è altrettanto importante. La formazione molto spesso avviene, la formazione più trasversale, sia di competenze tecniche, cosiddetti hard skills, sia sulle competenze trasversali, che vengono dette soft skills, ma secondo qualcuno in realtà sono più hard delle hard skills, perché sono riguardano delle competenze che fanno che hanno bisogno di essere coltivate su più lungo tempo, ma al di là di questa differenziazione, dicevo, la formazione necessaria per anche altre tematiche molto spesso avviene su programmi internazionali, con strumenti sempre più internazionali e appunto anche digitali, per cui a volte seguire una formazione specifica su un determinato argomento non è possibile o non è abbastanza agevole se non si hanno delle competenze linguistiche predefinite, così come un'altra frontiera della formazione è quella della condivisione di esperienze. Anche qui, se lavoro in un ambito internazionale e la condivisione avviene in un ambito internazionale, se non posso condividere o non comprendo quello che mi viene diciamo spiegato o condiviso, faccio fatica. Quindi ci sono questi tre livelli: un livello di competenza linguistica tout court, un livello di competenza linguistica specifica e un livello di preparazione linguistica in occasione di ulteriori programmi di formazione. Dunque, vado subitissimo da Caterina per fare il punto sulla digitalizzazione, in quanto estremamente importante in un mondo del lavoro sempre più ibrido, appunto quel fattore di cui abbiamo parlato fortemente spinto dalla pandemia. Il digitale è fondamentale per l'accessibilità naturalmente e per la capacità di misurazione che offre rispetto agli strumenti un po' più tradizionali, se vogliamo chiamarli così. Ecco, Caterina, come può essere utilizzato dai dipendenti per facilitare l'apprendimento di una lingua e dagli HR manager, in questo caso, per costruire e monitorare i programmi di crescita delle competenze? Allora, il concetto di formazione digitale è molto ampio e a noi piace, come entità data, insomma, proporre anche qua appunto tre livelli che abbiamo individuato di digitalizzazione a cui, diciamo, le aziende possono far riferimento anche per creare un set di dove sono e soprattutto capire dove vogliono e possono andare, no? Il primo livello di digitalizzazione è, diciamo, un approccio di digitalizzazione tattico, quindi laddove certe contenuti, certe parti della formazione tendenzialmente più istituzionale, quindi di tipologia top-down, vengono erogati in modalità digitale, no? Quindi per digitale in questo caso si parla ad esempio di virtual classroom, di webinar, di videopillole. Quindi un'azienda in questa fase di tattica, più tattica, decide che alcuni contenuti magari li continua a erogare in modalità tradizionale in presenza, altri contenuti tatticamente decide di erogarli in modalità digitale, no? Quindi questo inizia sostanzialmente ad aprire la possibilità di una formazione anche da remoto, perché col digitale non è necessario andare fisicamente in presenza per essere formati. Nel secondo livello si passa da questa modalità, diciamo, più tattica ad una modalità un pochino più integrata. Quindi in questo caso sostanzialmente il, chiamiamolo, learning manager va a definire, grazie agli strumenti digitali, dei percorsi formativi per ogni dipendente che vengono erogati
in modalità diverse, quindi sia in presenza, ma anche magari in modalità digitale, ma la tecnologia permette di andare a progettare questi percorsi in modalità strutturata, ad averne contezza sostanzialmente del livello di partecipazione, poi del livello di conoscenze e competenze acquisite lungo il percorso, e in questo caso la misurazione anche dei risultati viene supportata dalla tecnologia. In questo caso la digitalizzazione della formazione è resa possibile da degli strumenti appunto che praticamente chiamiamo LMS, Learning Management System, che possono essere poi anche estesi in Learning Content Management System, quindi strumenti che permettono anche di generare appunto modalità di erogazioni digitali, quindi videopillole, quindi magari laboratori digitali, virtual classroom e così via. In questo caso però la misurazione della formazione è resa possibile sempre digitalmente da questi strumenti, però viene approcciata o gestita con tecniche più tradizionali, no? Con KPI più tradizionali, quindi banalmente il numero di iscrizioni di iscritti ad un determinato corso e di partecipanti al corso, che viene fatto sempre tramite appunto il Learning Management System, piuttosto che test finali, terminato il corso digitale, questionari di gradimento e così via. Il terzo livello, quello che noi in NTT Data con i nostri clienti andiamo a proporre come smart learning, vede invece un livello di digitalizzazione un pochino più evoluto, no? Quindi stiamo andando ad immaginare una formazione digitale che permette di avere un'esperienza, chiamiamola educativa per il dipendente, più immersiva e appealing, vediamola così, no? Quindi un'experience, una learning experience completamente diversa per il discente. E questo concetto è stato un po' preso da proprio il concetto dove il discente è anche un po' un consumatore della formazione, e quindi come tale deve avere un'esperienza appunto più consumer-like. In questo senso noi vediamo questi pilastri, no, della digitalizzazione della formazione, di questo concetto di smart learning. Prima di tutto una fruizione della formazione in ottica entertainment, quindi si usa molto ormai parlare di questa formazione Netflix-like, che vuol dire che il software è in grado di cogliere, analizzare le preferenze e i gusti dei vari discenti e, utilizzando dei dati tramite tecniche di machine learning e intelligenza artificiale, andare a suggerire i corsi più adeguati alle preferenze del singolo discente. L'altra cosa quindi che si passa da un concetto top-down più tradizionale, dove c'è l'HR manager, il learning manager che definisce i percorsi formativi, a quel concetto del self-directed learning che dicevamo prima, dove l'employee che a quel punto può scegliere e candidarsi su specifici corsi, no? Iniziano a crearsi proprio il suo percorso formativo, quindi cambiando il ruolo dell'employee in un ruolo più passivo, diciamo, ad un ruolo più attivo. Il terzo step, o il terzo concetto, è anche la formazione fruibile every time, everywhere. Quindi qui è necessario avere appunto tecnologie a disposizione che permettono di rendere fruibili da qualsiasi dispositivo, PC o mobile ad esempio, la formazione, come appunto citava prima Claudio, no? Formazione disponibile tramite il mobile. E poi ci sono tecniche ancora ulteriori di creare canali di social learning, quindi community dove c'è una condivisione da parte dei singoli dipendenti che devono appunto avere tutto attivo. Prima di lasciarci, volevo chiedere appunto, perché dobbiamo andare tra qualche istante, certo, in pausa pubblicitaria, chiedo a Claudio rapidamente di raccontarci un caso d'uso interessante sui temi che abbiamo trattato oggi, proprio in una manciata di secondi. Sì, allora ci sono sul tema della misurazione dell'accessibilità. Di fatto Caterina ha un po' descritto quello che facciamo noi in Speaks, tramite appunto l'adattabilità e la customizzazione. Abbiamo dei sistemi per cui, di fatto, mantenendo la scalabilità di certi strumenti, riusciamo però anche allo stesso tempo a renderli personalizzabili e a offrire tutti gli strumenti di analytics sia lato utente,
perché l'utente ha, diciamo, costantemente misurazione di quello che sta facendo, di quello che ha fatto, di cosa gli serve per arrivare a un determinato obiettivo, così come anche lato ovviamente HR, lato azienda, dove c'è la misurazione di tutto quello che viene fatto in termini sia di ingaggio che di risultati, che anche di feedback sulla formazione stessa. Se devo citare un caso che riassuma un po' tutto quello di cui abbiamo parlato oggi, posso citare, ovviamente non faccio il nome, ma descrivo un'azienda che è un'azienda di logistica, un'azienda che ha decine di migliaia di dipendenti in tutto il mondo. La sede italiana ha deciso di attivare un programma che mettesse insieme appunto tutti i temi di cui abbiamo parlato oggi, la parte di attraction, perché hanno un programma fast track per i diciamo le giovani leve, e quindi nel pacchetto che vanno a proporre c'è anche un tema di sviluppo delle competenze linguistiche, perché lavorando in un ambito internazionale questo diventa veramente la lingua, l'inglese in particolare, la lingua di condivisione. Allo stesso tempo c'è un tema anche di retention, se vogliamo, o di attraction e retention insieme, perché questo va su un altro tipo di popolazione, ovvero altre popolazioni presenti all'interno dell'azienda, perché ci hanno chiesto di customizzare anche alcuni determinati contenuti e rendere qualcosa che fosse veicolo, ad esempio, dei valori, della storia, della tradizione dell'azienda, cioè l'attività di formazione linguistica diventa strumento di condivisione di valori, e di tematiche che riguardano tutti, e quindi anche di corporate identity, di employer branding. Quindi questo è un progetto che, secondo me, adesso l'ho diciamo riassunto in due parole insomma, per stringere un po' sui tempi, però che mette insieme tutti pe i pezzi Ok. che ci siamo detti. Ok, perfetto. Io ringrazio tanto i nostri panelists, i nostri ospiti di quest'ultima tavola rotonda dell'HR TV Week, Claudio Catano, Learning Advisor Speaks, e Caterina Limido, Consulting Head of Operational Excellence, Employee and HR Transformation Practice, NTT Data Italia. Grazie, alla prossima occasione. Grazie a voi. Grazie. Brevissima pausa pubblicitaria, rimanete con noi, segue le fonti International.